Con i soci noi ci rivedremo e ci vediamo il giorno di 24 aprile per l'annuale assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31-12, ma con gli amici telespettatori è con orgoglio che vi informo dell'attività della banca nel 2012, che anche quest'anno è stata un'attività positiva, perché chiudiamo il bilancio con un utile di oltre 2 milioni di euro, che rispetto al 2011 c'è un aumento di circa il 32,45%, quindi la banca è cresciuta anche per quanto riguarda la raccolta, quindi i risparmiatori continuano a scegliere la nostra banca per custodire i propri risparmi, e questi sono motivi di orgoglio da parte nostra, significa che stiamo lavorando bene. Io è l'occasione per ringraziare un poco tutti quanti, tutti quelli che ogni giorno scelgono la Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, sia per quanto riguarda la raccolta, ma anche per quanto riguarda gli impieghi, ma soprattutto per le tante occasioni che abbiamo creato attraverso i prodotti della Banca di Credito Cooperativo Fisciano. Mi riferisco in particolar modo al conto pensioni, che già da qualche anno abbiamo messo in campo e ha riscosso un notevole successo tra i pensionati di tutta la Valle dell'Irno. L'altro conto che abbiamo lanciato alcuni mesi fa è stato il conto Sposiamoci, che è rivolto soprattutto alle coppie che intendono unirsi in matrimonio, dove abbiamo previsto un prestito con tassi agevolati, ma soprattutto per il dopo abbiamo previsto un conto corrente a zero spese. Questi sono gli ultimi due, insieme al conto per i nuovi nati e per i giovani risparmiatori. Sono dei prodotti di eccellenza per quanto riguarda la nostra banca, e sono tutti conti che danno una mano soprattutto alle famiglie, agli imprenditori, ai pensionati che in questo momento stanno vivendo questo momento di crisi. La nostra banca, che è una banca del territorio, una banca locale, continua ad programmare attività che possono aiutare soprattutto la comunità locale dove noi operiamo. Quindi questo è un po' il bilancio dell'anno che è passato. Per l'anno che verrà sicuramente ci saranno altre occasioni di non solo di incontro, ma altre occasioni per proporre nuovi prodotti. Stiamo continuando nel discorso della espansione della nostra banca, abbiamo adesso aperto altri due punti bancomat sui due distributori di benzina che sono stati aperti sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, e anche questa è stata un'attività importante per noi, non solo per i residenti, quindi per i cittadini del nostro territorio, della Valle dell'Irno, ma soprattutto per tutti quelli che ogni giorno utilizzano quell'arteria stradale, autostradale, e quindi hanno la possibilità, nel fermarsi agli autogrill, di poter usufruire anche di questo ulteriore servizio che sono i due nuovi bancomat. Un'altra iniziativa per farci conoscere, per far conoscere tutte le attività che la nostra banca compie quotidianamente, è il lancio che faremo in occasione dell'assemblea dei soci del nuovo trimestrale della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, che sarà proprio BCC News. È un trimestrale dove racconteremo tutte quelle che sono le attività della nostra banca, sia per quanto riguarda il discorso della operatività, quindi del rapporto con i clienti, ma anche per quanto riguarda il discorso delle attività sociali attraverso il Fondo Memoriale Gaetano Sessa, ma anche attraverso le integrazioni e le sinergie che abbiamo creato con un po' con tutte le istituzioni locali. È un trimestrale dove vi parleremo di una serie di attività,
e ci sono anche delle rubriche dove si crea questo rapporto tra il lettore e la banca. C'è uno spazio dedicato ai soci dove possono tranquillamente ricevere e richiedere tutte quelle informazioni che gli servono per continuare questo rapporto con noi. Quindi è un giornale molto aperto dove ognuno può dire la sua, può dare suggerimenti oppure dire le cose che bisogna migliorare e proporre anche eventualmente delle cose che la banca può realizzare per i soci, ma per la comunità in senso più generale.